Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre vi accompagna sempre, il Signore guarda ciascuno di voi con benevolenza e amore. Ciascuno di noi è oggetto della sua grazia e oggetto di quella benevolenza divina che ci ha creati dall'eternità per realizzare in noi dei progetti, quelli di farci simili a Lui, quello di renderci figli suoi, eredi della sua gloria per l'eternità. E tutto questo lui lo opera col suo spirito d'amore, con lo Spirito Santo, che ieri abbiamo visto e contemplato scendere su di lui, su Gesù Cristo, il quale è stato consacrato dallo Spirito Santo ad amarci fino alla morte, a divenire il nostro Salvatore sacrificandosi per noi, ad assumere la nostra umanità per redimerla dal peccato, per sublimarla fino a portarla alla risurrezione e alla gloria dei cieli, perché questa è la vocazione che tutti abbiamo, non il finire nella morte, ma il finire nella gloria. La conclusione della nostra vita è la gloria, quella gloria eterna che è presso il Padre e che Gesù Cristo ci ha rivelato, ci ha manifestato in tanti modi, e in questo periodo di Natale, contemplando la nascita di Gesù nella sua umanità, abbiamo potuto notare come la Chiesa ci ha fatto vedere il prodigio della sua incarnazione attraverso la fede di Maria, che è stata preservata dal peccato. Questo perché? Perché Dio con lei ha iniziato la nuova creazione, una creazione che continua ancora oggi, in quanto il Signore sta rinnovando tutte le cose, vuole rinnovare cielo e terra, cieli nuovi e terra nuova, dice San Pietro. Quindi abbiamo contemplato in Gesù Cristo la sua divinità, il Figlio di Dio. Ma come agisce Gesù? Nello Spirito Santo, è consacrato nello Spirito Santo. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e noi in Lui abbiamo parte alla sua pienezza. È un mistero grande, fratelli, che non finiamo mai di contemplare. Per questo, quando ci avviciniamo a Gesù, più che essere curiosi, dobbiamo inchinarci davanti a Lui, inginocchiarci, adorarlo e glorificarlo, come fa il salmista: il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutte, giustizia e diritto sostengono il suo trono, annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. A Lui si prostrino tutti gli dèi, perché Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, è eccelso su tutti gli dèi. Ecco, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. In Lui Dio Padre si è rivelato visibilmente su questa terra. Come ci ha ripetuto più volte San Giovanni, la vita si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta. E oggi, dopo il battesimo di Gesù, la Chiesa ci fa celebrare un periodo nella liturgia che noi chiamiamo tempo per annum, cioè un periodo di tempo che avrà tra il periodo natalizio e l'inizio della Quaresima. E in questo periodo la Chiesa ci fa proclamare innanzitutto brani della lettera agli Ebrei e poi, come Vangelo, ci mette davanti il Vangelo di San Marco, l'inizio del Vangelo di San Marco. Sentite come l'autore della lettera agli Ebrei si esprime all'inizio della sua lettera, parlando di Dio. Dice: Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri, perché in diversi modi? Perché Dio ha parlato, dice San Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani, ha parlato attraverso la creazione, perché tutto quello che è attorno a noi è opera sua. Anche i non credenti, vedendo la strabiliante bellezza del creato, la sua varietà, la sapienza, le leggi che regolano tutte le cose, si rimane ammirati. Anche i non credenti dicono: ma non può essere frutto del caso, è frutto questo di una sapienza, di una saggezza, ma soprattutto di un amore che ha fatto ogni cosa in questo modo. Guardate soltanto la cellula umana,
quanto è complessa, ma quanto è bella, ricca, sapiente, come tutto il processo di riproduzione è meraviglioso. È che Dio, che aveva parlato nel passato in molti modi, nei tempi antichi, aveva parlato quindi attraverso i padri e per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, perché l'autore della lettera agli ebrei parla qualche decennio dopo il ritorno al cielo di Gesù Cristo, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Guardate come descrive questo Figlio, l'autore della lettera agli ebrei, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. San Giovanni a Natale ci ha detto, al principio c'era la parola era presso Dio, la parola era Dio e la parola si è fatta carne. Quindi tutto è stato fatto per mezzo di Lui, in vista di Lui. E che l'autore della lettera agli ebrei dice la stessa cosa. Per mezzo di Lui ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della gloria del Padre, è irradiazione, cioè nasce da Dio e manifesta la presenza di Dio. Noi non tocchiamo il sole, vengono a noi i suoi raggi, noi non vediamo Dio, l'unigenito Figlio ce lo rivela, ce lo comunica. Egli è irradiazione della sua gloria, è impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Tutto, ecco il Figlio, è Dio stesso, che in Gesù Cristo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dopo aver compiuto la purificazione, accenna tutto il processo della passione e morte di Gesù, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, Gesù oggi è nella gloria, divenuto tanto superiore agli angeli quanto alla sua umanità come Dio. Non è mai stato inferiore agli angeli, come uomo, sì, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro il nome che ha ereditato. Infatti, dice qui l'autore, a quale degli angeli Dio ha mai detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? Perché gli angeli sono servitori di Dio. Il Figlio, invece, nasce dal seno del Padre, è un tutt'uno con Dio, e questo Figlio si è manifestato nella carne. E ancora, io sarò per Lui Padre ed Egli sarà per me Figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice, lo adorino tutti gli angeli di Dio. Vedete come l'autore di questa lettera agli ebrei contempla Gesù Cristo e lo annuncia con parole chiare. Lo adorino tutti gli angeli di Dio. A quale angelo Dio ha mai detto sei mio figlio? Ecco il mistero del Natale che abbiamo contemplato in questi giorni. E noi, fratelli, dobbiamo tornare continuamente, quando ci avviciniamo a Gesù, contempliamolo nel suo amore per noi, contempliamolo nella potenza della sua passione, la grandezza del sacrificio, contempliamo la grandezza della sua risurrezione e della sua gloriosa ascensione al cielo. E il Figlio di Dio, noi adoriamo Dio come si è manifestato in Gesù. E nel Vangelo la Chiesa in questi giorni ci presenta la prima chiamata dei discepoli, meglio la chiamata dei primi discepoli. L'Evangelista San Marco è molto stringato nelle sue cose e quindi vuol dire che dopo che Giovanni Battista fu arrestato, l'abbiamo visto ieri al battesimo di Gesù, dopo Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio, diceva, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, perciò convertitevi e credete al Vangelo. Come questi giorni che noi stiamo vivendo, fratelli, non sono, e non devono essere giorni di discussioni, di liti, è tempo di obbedire a Dio,
di accogliere Gesù Cristo nella nostra vita, perché non c'è tempo per discutere, gli eventi vanno avanti e questo è il tempo di tornare a Dio, perché questo mondo viene rigenerato attraverso l'accoglienza del Figlio di Dio nella fede. E poi l'autore, qui San Marco, passa a descrivere la chiamata dei primi discepoli, che fa in una maniera molto molto stringato. Dice: passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti nel mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a Gesù. Guardate lo sguardo di Gesù come affascina questi primi discepoli, ma guardate anche con quanta sollecitudine questi discepoli lo seguono, con quanta determinazione. Molto facilmente questi discepoli, fratelli, avevano già seguito Giovanni Battista, avevano fatto dei passi di conversione, quindi Gesù li trova già attenti a poterli seguire. E questi modelli, fratelli, oggi vogliono ispirare anche noi nel rispondere alla chiamata di Gesù senza mezzi termini, seguendolo con tutto il cuore, come mi è capitato in questi giorni di incontrare qualche uomo che mi diceva: ho cambiato vita, non sono più quello di una volta, ho fatto il percorso del peccato, sono stato disordinato, ma il Signore mi ha chiamato, adesso lo sto seguendo. Ma vedeste con quanta attenzione, con quanto fervore stanno seguendo Gesù. Per loro è la vita, Gesù è diventata la loro vita. Signore Gesù, Tu vuoi diventare la nostra vita, ci stai chiamando tutti. Ai nostri giorni ci stai chiamando per creare un mondo nuovo, per fare una creazione nuova, una chiesa nuova, una umanità nuova, per distruggere le opere di Satana che in questi giorni vuol prendere possesso di tutto e di tutti. E Tu, Signore, stai chiamando tanti a seguirti in questa nuova creazione. Eccomi, Signore. Vogliamo dirti come il profeta Isaia, quando fu chiamato dal Padre: eccomi, Signore, mandami. E ti vogliamo rispondere come ti ha risposto la tua Santa Madre: si faccia di me secondo la tua parola. E noi la invochiamo, la tua Santa Madre, nella nostra vita, Vergine Santissima, che ha risposto col cuore indiviso alla chiamata del Signore nello svolgere la tua missione per la sua gloria e la nostra salvezza. Oggi accompagna anche noi a dire il nostro sì, generoso, totale, senza condizione, al Figlio tuo Gesù Cristo, che è colui che ha creato il mondo, colui che è la parola del Padre, colui che si è incarnato nel tuo seno e che oggi è destinato a regnare in cielo, sulla terra e sottoterra. A Lui sia la gloria, l'onore e la potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Vergine Santissima, accompagnaci nel pronunciare il nostro sì, più col cuore che con le labbra. Amen.